Salve a tutti i costruttori di droni, sono Computerman AM13 e il video di oggi sarà un approfondimento sulla calibrazione degli ESC, una procedura che ho spiegato soltanto in un modo molto veloce nell'ultimo video di montaggio. Iniziamo subito a vedere come fare. Per effettuare la calibrazione degli ESC ci serviranno l'ESC da calibrare, la batteria del nostro drone, il motore dell'ESC che vogliamo calibrare e anche il radiocomando e il ricevente del nostro drone. Iniziamo a prendere il nostro radiocomando e verifichiamo che l'interruttore per invertire il canale 3 sia su on. L'interruttore si trova nella parte posteriore del radiocomando all'interno del vano batterie. In particolare il numero 3 è questo qui, quello che vedete contrassegnato dal numero 3, che nel mio caso è già su on. Adesso dobbiamo collegare l'ESC da calibrare con il motore relativo a quell'ESC. Colleghiamo i tre cavetti del motore ai tre cavetti gialli dell'ESC, facendo attenzione a non collegare questi due, altrimenti bruceremo l'ESC. Facciamo tutte queste operazioni con la batteria scollegata, ovviamente. Ora i tre cavi sono collegati correttamente. I due cavi di alimentazione dell'ESC non sono ancora collegati. Come potete vedere, ogni ESC possiede uno di questi connettori a tre cavi che dovremo inserire all'interno della presa della ricevente contrassegnata dal numero 3. Quindi qualsiasi ESC stiamo calibrando va sempre messo nella porta numero 3. Solo il 3 è associato al gas che utilizzeremo per calibrare gli ESC. Inseriamo quindi il connettore a tre cavi nella porta 3 con il cavo bianco rivolto verso il numero. Adesso accendiamo il radiocomando e portiamo lo stick del gas, cioè questo, al massimo, proprio fino in fondo. Vi farò vedere la stessa procedura in due modi differenti. Iniziamo dal primo. Colleghiamo i cavi dell'ESC a quelli della batteria, quindi il rosso con il rosso, il nero con il nero del cavo DINS. Ora l'ESC emette due beep, poi ne metto uno singolo. Ne metti altri due, ora subito giù, fa un beep al centro, fa un beep subito giù, l'ESC fa qualche altro beep e poi è calibrato. Adesso vi faccio sentire meglio i suoni che emette l'ESC durante la calibrazione. Ok, ora ho staccato la batteria, ho rimesso lo stick del gas al massimo, collego la batteria e ora, stando in silenzio, vedrete soltanto le scritte sullo schermo, potrete sentire tutti i suoni che emette l'ESC durante i vari passaggi della calibrazione. Sto collegando la batteria. Perfetto, l'ESC è stato calibrato perfettamente, lo potete vedere dal fatto che gira nell'esatto momento in cui alzo lo stick del gas. Se vogliamo calibrare un altro ESC dovremo staccare i cavi di alimentazione dall'ESC, staccare l'ESC dalla ricevente, prendere l'altro ESC, collegare anche questo sul canale della ricevente numero 3, alzare lo stick del gas al massimo e ripetere la procedura che avete visto. La batteria è da staccare ogni volta che passiamo dalla calibrazione di un ESC a quella di un altro e non è necessario spegnere il radiocomando dalla calibrazione di un ESC all'altro. Basta soltanto che ci ricordiamo che all'inizio della calibrazione lo stick del gas deve essere al massimo. Con questo video spero di aver chiarito ogni vostro dubbio sulla calibrazione degli ESC. Se rimane ancora qualche incertezza scrivetemi nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.